È un 8 marzo particolare perché manca serenità nel mondo, però l'incontro di oggi è senz'altro intenso di significati che descrive l'unicità e la bellezza della donna. Sì, oggi è una giornata intensa, soprattutto in questo periodo perché siamo vicini alle donne dell'Ucraina, penso, perché tutte le donne di oggi penso che siano accanto a loro. Ed ecco appunto che oggi simbolo di questa giornata è la mimosa, è che è il simbolo della resilienza, quindi non a caso è stata scelta come fiore di questo giorno, è appunto la resilienza, il riprendersi dopo un lungo e tragico momento ed è proprio quindi questa l'unicità della donna. Che è appunto quello di riprendersi, di darsi forza e di dare forza agli altri. Questo è un convegno particolare, ci saranno presenti le associazioni, ma vogliamo lasciare voce delle donne che si sono realizzate nella loro professione. Quindi donne e legalità, donne e integrazione, donne e sport, donne e disabilità. Quindi saranno queste donne che parleranno del loro rapporto, del loro inserimento nella società, dei problemi che hanno riscontrato, di cosa si può fare per migliorare, per fare in modo che le pari opportunità siano quel principio giuridico rispettato in maniera completa. Di strada ne è stata fatta, oggi si festeggia appunto la giornata internazionale dei diritti della donna. L'Italia rispetto agli altri paesi europei è rimasta un po' indietro, per cui dobbiamo metterci al lavoro e continuare a lottare affinché non ci sia una discriminazione di genere. Ringrazio intanto chi mi ha voluto qui, porto il messaggio di accettazione di noi donne, sia fisicamente che caratterialmente, e soprattutto porto un messaggio di inclusione, non solo di noi donne come donne, ma anche nella diversità e nella nostra unicità e speciale. La presenza della FIDAPA a testimoniare la bellezza dell'unicità della donna. Sì, sicuramente la bellezza dell'unicità è la FIDAPA a noi protagoniste del futuro. E mai come oggi è attuale questo brocardo, visto e considerato che oggi ricorre la giornata internazionale della donna. E quindi la FIDAPA, unitamente al Comune di Agrigento, nella persona dell'assessore Lala, abbiamo organizzato questo incontro appunto per ricordare tutti i sacrifici che sono stati fatti dalle donne nel corso di questi decenni e anche direi secoli.